15 giugno cominciano ufficialmente fra 2 giorni gli esami di maturità. Ora, per gli insegnanti cominciano oggi perché comunque ci sono scartoffie da compilare, sorteggi da fare, insomma situazioni burocratiche da dover, nel frattempo i gatti litigano sotto il tavolo. E se è vero che noi siamo abituati a pensare, a vedere, a immaginare gli esami di maturità dalla prospettiva dei ragazzi, degli studenti, in questo momento della vita che è pieno di ansie, di paure, di momenti agrodolci che poi si ricorderanno per tutto il resto della propria vita, l'idea che mi è venuta è stata quella di provare a raccontare, capire un po' com'è l'esame di maturità visto con gli occhi e dalla prospettiva degli insegnanti, e vediamo cosa ne esce fuori. L'esperimento qual è? È quello di capire come si vive l'esame di Stato dalla prospettiva opposta a quella degli alunni, ovvero quella degli insegnanti. Sai quanti verbali a mano dovevamo fare in duplice copia? Da un lato uno potrebbe dire, se non altro non si viaggia in solitudine, forse sarebbe meglio la solitudine. Fermiamo un attimo per rifocillarci, vediamo un attimino di poter prendere un caffè. Il problema vero è che purtroppo si viaggia con determinata gente. Salve, buongiorno. E questo è il problema grosso. Comunque, noi procediamo, vediamo. Procediamo. In perfetto orario, ora ci battiamo con la maschera. Questo è quello che accade quando tanti brutti insegnanti si incontrano. Questo andrà su YouTube, questo su YouTube, ragazzi, ve lo dico. Quindi e che cosa? Dobbiamo fare la foto nonostante tutto quello che hai fatto durante il... Capite perché la categoria degli insegnanti è così vituperata? Perché c'è gente così! C'è gente così! Siamo in attesa del presidente, ora dentro già si comincia a discutere, ora cominceranno le fasi di sorteggi, insomma cose burocratiche varie. Finita la prima fase di sorteggio e cose varie, adesso comincia la parte burocratica nel vero senso della parola, quindi si rientra dopo una piccolissima pausa e si ricomincia. Commenti positivi, eh? Sono positiva, però non ti spaventare. Positivo, non ti spaventare. Perché è positivo al coronavirus. Situazione complessa, ci sono un po' di problemini relativi all'accesso web, non capito bene, ma li risolveremo, ce la faremo. In tutto questo non mi hanno ancora fatto mangiare, questo è gravissimo, però c'è la nostra collega che va in pensione, per cui le facciamo un piccolo pensiero, vediamo un po' dove sta. No, ragazzi, dai, prima questo. No. Lo metti su YouTube.
38 e finalmente sembra che possiamo andare a pranzare per poi riprendere ovviamente il discorso. Siamo tornati profondamente, sì, ce la meritiamo. Dopo 4 mesi. Chicco, torna subito perché ci manchi. Dopo 4 mesi. Ti taggo. Ce l'abbiamo fatta. Finita la giornata. 17:03. Ora si rientra. Tanti chilometri, viaggio lungo, però poi alla fine lo spettacolo è questo. È finita la prima giornata, gli esami di Stato sono ufficialmente cominciati. Prof, com'è andata questa prima giornata? Una giornata burocratica sostanzialmente, una giornata in cui c'è stata... il sorteggio degli alunni, delle classi, insomma, cose poi verbali. Abbiamo gustato un po' di normalità finalmente. Parecchie ore dopo di questa prima giornata che sa un po' di come quando nel calcio si fanno i sorteggi, in realtà non... i mondiali, gli europei, quel che sono, non sono ancora cominciati, però comunque l'aria si assapora, l'atmosfera si assapora di quello che sta per arrivare. E fra due giorni quindi cominceranno ufficialmente gli esami di Stato, vedremo come andranno, se questo esperimento continuerà, e nel frattempo io vi saluto e in bocca al lupo a tutti.